Cari amici di Taccuino Centese Web TV, è tempo di carnevale e si vede. Siamo nell'hangar dei Mazzalora insieme al presidente Andrea Borghi. Andrea, i Mazzalora escono da una vittoria, ci sono una serie di due vittorie consecutive, sì. C'è tanta gioia. Come vi state preparando per questa sfilata 2013? Noi, come al solito, ci stiamo preparando con grandi sorprese. Abbiamo fatto anche quest'anno un carro dalle dimensioni esagerate. Infatti la parte più importante del carro è il dragone centrale, che c'è un'apertura all'aria di 14 metri. Quest'anno il carro è sulla Cina e noi ci siamo ispirati ad un vecchio carro sempre dei cinesi, della Mazzalora del 91. Qui attorno si sta lavorando, quindi sono gli amici che aveva vinto del 91 e ci siamo ispirati per provare a riportare quella magia di quel caro vincitore di 1900. Siamo nell'hangar della società carnevalesca Toponi insieme al presidente vicepresidente Tassinari Andrea. Carro, ce lo presenti, che denominazione avete dato al 2013? Il titolo si chiamerà, forse tu non lo sai, ma stai per cominciare una nuova storia. Diciamo che è un titolo un po' particolare, però noi praticamente vorremmo ricominciare una nuova storia dopo quello che purtroppo è capitato lo scorso maggio. Quindi praticamente avremo da fare davanti il carro, c'è l'enorme drago che rappresenta il popolo italiano, infatti è tutto colorato, diciamo, di tricolore. Poi abbiamo dei balordi, tutti dei barbari che, diciamo, che lo vogliono conquistare, che rappresenterebbero, diciamo, abbiamo le nostre scritte IMU, spread, diciamo tutto quello che è contro l'Italia, diciamo, l'enorme difficoltà di questi anni. Dietro a questo drago c'è l'enorme castello con una bella donna prosperosa, diciamo, e anche lì c'è un omino che prova, diciamo, a conquistare l'Italia, no? Avremo anche un gemellaggio che è nato da pochissimi giorni. È una novità assoluta, che diciamo che posso dirlo, con la contrada San Giacomo del Palio di Ferrara. Siamo all'hangar della società carnevalesca Riscatto, siamo insieme a Presti Alberto della società. Alberto, siamo agli ultimi ritocchi del carro, quest'anno il carro è... Il carro si intitola meno 6, un freddo polare, che praticamente è un po' una battuta da ridere della classifica dell'anno scorso, perché secondo noi non ci meritava il sesto posto. Ah, ho capito, quindi diciamo così è un po' di satirica. Un po' di satira verso alla classifica dell'anno scorso, che secondo noi non si meritava il sesto posto. Quindi come ci spiega il carro? Le maschere? Le maschere, c'è dietro il grosso Yeti, che è la marca principale, lo Yeti della giungla, delle nevi, poi c'è l'orso, una maschera abbastanza imponente dell'orso, e davanti c'è già un mammut e due trichetti. Quindi è la maschera principale, che è lo Yeti. Va là sopra, là, che va a 16 metri, 18 metri. Lei è la sarda, la numero uno. Sono da eschimesi, una giacca di pelo, col cappuccio. Siamo all'hangar della società carnevalesca Ribelli, siamo insieme a Carmen Belchiore, carro bello tosto. Come l'avete chiamato? Allora, noi abbiamo chiamato la fantasia al potere, perché è un carro futuro. Noi abbiamo voluto nel nostro immaginario interpretarlo con la favola di Pinocchio. Infatti il mascherone principale è proprio il mangiafuoco, che segna appunto il potere su noi, che invece noi ci siamo voluti raffigurare come Pinocchio, cioè come Benigni, una persona appunto molto solare, molto allegra, che malgrado tutto ci crede nel positivo e cerca di andare avanti per quello che può in una strada e in un futuro migliore. È stato chiamato così anche perché comunque noi, come già detto prima, noi ci crediamo in un futuro migliore, dato che siamo una società di giovani, insomma vogliamo anche un po' contribuire. Quindi diciamo così, un carro che parla di satira politica, sì. Cercando diciamo così di dare il vostro contributo per quello che si può, per migliorare, diciamo così, questa situazione un po' così sfida anche la politica italiana. Sì, sulla politica italiana noi comunque abbiamo voluto parlare comunque della politica in generale, cioè di quello che da solo ci sta accadendo.
perché siamo in un presente che è molto incerto. Siamo ora nell'hangar della società carnevalesca Risveglio e siamo insieme al presidente, al mitico buco Giancarlo Di Nelli. Allora Giancarlo, siamo agli ultimi ritocchi del carro. Sì, ormai ci siamo. Il 10 febbraio si parte con la prima sfilata. Il carro come si chiama? Il carro come è Babbo Natale, penso c'è più. Abbiamo voluto fare un'allegoria un po' particolare perché siamo partiti tanto da un presupposto che siamo una cittadina, un paese multietnico, ma di conseguenza a causa del terremoto siamo partiti dal Gatto del Cavo facendo qualche disegno, qualche ricordo, purtroppo in quel periodo lì. Abbiamo costruito una peccata davanti, purtroppo essendo un paese multietnico, un po' tutti sono scappati via. Poi entrando leggermente in politica, se vogliamo, senza personaggi conosciuti, perché è chiaro che le elezioni non si può fare niente, abbiamo fatto una proposta un po' strana, però tanto per ora, visto che tra terremoto, la gente che scappava via, tasse, non tasse, un po' di tutto, proponiamo un premier nuovo e abbiamo proposto Babbo Natale. Chissà che invece di tutti gli altri politici che comunque vada ce ne prendono, chissà almeno lui quest'anno di disgrazia ci porta un qualche dono e si riesce a ristabilire un pochettino tutto il giro che abbiamo qua per cento, che personalmente siamo in un paese che io mi trovo molto bene. Speriamo che ritorni tutto alla normalità. Siamo nell'hangar dei ragazzi del Guercino, come potete vedere, siamo insieme a Dino Bogoni della società, insieme ad Alessio Alberghini, Omar Balboni e Andrea Nietti. Allora Dino, siamo agli ultimi ritocchi del carro, però vorrei dire che il ragazzo del Guercino per il momento è la città più titolare. Ne abbiamo vinti molti, molti ce li hanno rubati, si può dire, perché la storia parla chiaro e noi siamo la società più titolata. Carlo, quest'anno su che tema ci vuole? Allora, il titolo che abbiamo dato quest'anno è I Love Emilia. Praticamente è una, come si chiama? Abbiamo fatto un carro dove il cavallo alato rappresenta la speranza e di un terremoto che non si verifichi mai più o di tutte le disgrazie che sono capitate con questo evento. Abbiamo i trombettieri, che sono questi qua, che annunciano che i ragazzi di Guercino, come sempre con la loro fantastica allegria che ci contraddistingue da tutte le altre associazioni, vogliono portare in piazza un articolo pieno d'allegria e cambiare praticamente, girare praticamente pagina dal brutto evento che c'è stato a maggio. Forza ai ragazzi del Guercino e mi raccomando, diciamo sempre a noi, venite sul carro da noi, noi siamo i migliori. Bravo Alessio. Io d'accordo con Alessio, faccio sempre i complimenti alla società carnevalesca e spero che vinciamo noi.